Apriamo la porta di Casablanco. Radio Gela Express e Lettera G Online presentano Casablanco, argomenti di attualità con i personaggi del nostro territorio. Conduce Liliana Blanco. Casablanco, sapere, conoscere e interagire con la radio, il giornale online e i social network. Casablanco, in diretta video su Facebook e su tutti i social di Lettera G e Radio Gela Express, il venerdì alle 18.40 e in replica il sabato alle 7.30. Casablanco, in video su www.radiogelaexpress.it, Instagram e su Facebook. In FM 100 e 300 e 103 e 800 MHz e sull'app Radio Gela Express. Casablanco si può seguire su www.letteragionline, su Facebook, Twitter e Instagram. Bentrovati con i radioascoltatori di Radio Gela Express, bentrovati a Casablanco, siamo di nuovo qui, oggi un altro venerdì con voi. E, vi saluto, vi do il benvenuto e speriamo di passare due ore piacevolmente. E, prima di cominciare vi dico come sempre le nostre modi di poter essere ascoltati e visti. Siamo su Radio Gela Express sui 100 e 300, 103 e 800 MHz e poi ci potete vedere, insomma si va per dire, perché non essendoci gli ospiti studio vedete le foto, va bene, a me mi vedete sempre. E quindi sulle pagine di Lettera G, nostro produttore, e sulla pagina Facebook di Radio Gela Express. Sempre prima di cominciare devo ricordare e ringraziare, come a volte capita che non faccio, però c'è sempre la pubblicità, che è quella registrata, che lo ricorda, e noi ringraziamo i nostri sponsor, che sono la farmacia Cipolla, MD Construction ed il Ponti. Grazie per averci reso possibile questo momento. E oggi abbiamo, vabbè, intanto sono sola, questa cosa che io sono sempre sola ultimamente non è che mi piaccia tanto, però la gente ormai non... no, Enzo c'è sempre qua davanti a me, però io sono sola senza ospiti e io preferisco sempre averli gli ospiti, però questa volta, oggi abbiamo ospiti talmente importanti che non è facile che siano qua con noi, sono peraltro lontani da Gela, quindi non è possibile, non è facile, e quindi il mezzo via telefono è sempre più gradito. Siamo in compagnia del professore Domenico Pancucci ora successiva, cioè dalle 19.30, saremo col direttore generale dell'ASP. Due argomenti importantissimi, due personaggi di spicco, come sempre ormai, cioè, perché avrete fatto caso che io parlo sempre con le persone in alto, mi piace anche parlare con la gente del popolo, che sono tutti i miei amici. Poi c'ho qualche nemico sparso, ma va bene, ci sta, insomma. Va bene, cominciamo subito. C'è in linea il professore? Sì, sono qua. Buonasera professore. Buonasera. Il professore Domenico Pancucci, che io non conosco personalmente, però l'ho conosciuto in questi giorni attraverso il telefono e mi ha dato delle piccole lezioni, perché io non sono in grado di poter controbattere col professore, che è un archeologo. Visto che bella foto che abbiamo messo, professore? No, purtroppo non la vede. Va bene, poi la vedrà quando magari rivedrà questa registrazione. Il professore Pancucci è un docente universitario, è stato docente di preistoria e protostoria di civiltà preclassiche presso l'Università di Palermo. E, chiaramente curriculum di grande spessore, lunghissimo, ma noi abbiamo poco tempo e non possiamo leggerlo tutto, professore, abbiamo tante cose da dire. Avrà capito, professore, che io sono un po' sfarfalleggiante. Nel senso che, anche se la nostra è una trasmissione molto seria, io ci metto la battuta, cerco di mantenere vivo l'uditorio. Ci salutano i nostri amici già
e pronti ad ascoltare quello che diremo. Sono Giuseppe Carnevale, buonasera Rita Greca, a mia amica, buonasera. E poi quelli che non si fanno sentire, però so che ci sono. E allora, professore, lei conosce la nostra città ellenistica? Sì, sicuramente sì. E sì, come? Certo. Da sempre. Il professore ha conosciuto e ha lavorato con Dino Adamestiano, con vari personaggi che hanno fatto la storia delle scoperte di Gela e del territorio circostante, perché non è che solo Gela la città ellenistica per eccellenza, a parte la Sicilia, sappiamo quello che è, ma ci sono tante zone circostanti. Due anni fa ci sono stati dei rinvenimenti importantissimi a Butera, dei quali non si è saputo più niente, sono rimasti là giacenti, e anche altri a Mazzarino, eccetera. Io amo parlare con i personaggi di spicco, i personaggi che mi possono insegnare qualcosa, e non sembra, già la sa, professore, c'è un'abitudine, che meno si sa e più si parla. Ah, sì, 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 questo sì, sì. È comune a vari comuni della Sicilia. Quindi, cioè, non parlano le persone titolate a farlo, no? Parlano le persone che non sanno nulla, magari sbagliano, sicuramente sbagliano. E poi abbiamo tanti studiosi, che ne so, laureati in geografia, in scienze, che però sono studiosi chiaramente appassionati, però voglio dire, non c'è una settorializzazione dei saperi, no? Poi non parliamo del nostro settore, il mio settore, quello giornalistico e della comunicazione, che è appannaggio di tutti, chiunque si titola esperto in comunicazione, esperto in giornalismo, ma anche se non lo è, pazienza, vabbè. Succedono anche queste cose. E noi invece, io poi, che sono una tipa battagliera, mi piace insomma portare avanti le mie piccole lotte, o comunque insomma soprattutto parlare con le persone che mi insegnano qualcosa e che sono più in alto di me e che sono titolate. Questa è una cosa che mi fa impazzire. Allora, non perdiamo più tempo. Professore, lei cosa ha seguito del nostro territorio in particolare, su Gela, sulle zone circostanti, cosa ci può raccontare? Sì, intanto buonasera a tutti. Benvenuto. Ringrazio la signora per avermi invitato. Ma ci mancherebbe, un piacere. Io ho lavorato nel gelese, negli anni 70, a cominciare dagli anni 70, e mi sono occupato prevalentemente di Monte Bubonia, che molti gelesi conoscono perché è vicinissima e si trova proprio a nord di Gela. Sì. Ma ovviamente non l'ho inventata io Monte Bubonia, meglio, non l'ho scoperta io. Sì. È una cosa, è nella letteratura archeologica da moltissimo tempo. Sì. Pensate che fu scoperta da Paolo Orsi, grande archeologo di cui molte persone avranno sentito parlare, perché certamente ci mancherebbe. Come? No, dico certamente che abbiamo anche studiato le sue scoperte, la sua tembra importantissima. E io sono stata pure più di una volta al museo di Siracusa e ho trovato una sezione di reperti di Gela, insomma, proprio tutta intera. Va bene. Sì, sì. E appunto all'epoca, all'inizio del 1900, era Paolo Orsi, l'archeologo siciliano, che in verità non era per nulla siciliano, ma era addirittura straniero, tra virgolette, c'era austriaco, meglio, era in quella zona, Alto Adige, che era ancora austriaca quando lui appunto era giovane e cominciava ad operare. Sì. Poi a un certo punto divenne ispettore delle soprintendenze, e fu mandato inizialmente in Calabria, poi venne qua in Sicilia e ha fatto, diciamo, l'archeologia della Sicilia. Senza Paolo Orsi oggi non saremmo qua, come pure non saremmo qua senza Dino Adamestiano, questo mentre ho detto
qualcuno conoscerà Paolo Orsi perché era persona riservata, importante dal punto di vista della personalità. Invece Dino De Vestiano, l'archeologo che venne subito dopo, Paolo, fu subito dopo, si va per dire, che venne in Sicilia a Gela, dopo Paolo Orsi e Dino De Vestiano, che tutti appunto conoscono, tutti, perché era un amico degli amici, sì. Faceva archeologia militante, come d'altra parte Paolo Orsi, però aveva dalla sua un carattere eccezionale, era un amicone, trovava sempre tutte le porte aperte. A parte un bellissimo uomo, ho visto delle foto, meraviglioso, alto, imponente. Sì, era una figura... E appunto statuaria in confronto a Paolo Orsi, che era gracilino, piccolo, ma ovviamente un grande uomo. Ma stavo dicendo dove ho lavorato io. Sì. Ho lavorato principalmente a Monte Bubonia, sì, che è questa località che appunto questo sì, tutti conoscono, purtroppo per non per bellissimi motivi, perché è una zona particolarmente appetita dagli scavatori di Frodo, quindi a qualsiasi livello nelle vicinanze, ma non solo, insomma, da Gela a Piazza Armerina a Catania eccetera, si conosce questa città, o meglio questa montagna, sì, su cui aveva identificato Orsi questa città antica. Lei dice che la conosciamo, invece io le dico purtroppo che non è che da noi ci sia una grande coscienza della storia enorme che ci portiamo dietro, purtroppo non c'è questa grande coscienza e noi invece siamo qua a ricordare che abbiamo antiche vestigia, che abbiamo tesori enormi. Un inciso, Giuseppe Carnevale mi dice, Liliana non è ellenistica ma città greca. L'Ellade è la Grecia, Giuseppe. Va bene, chiudiamo la parentesi. Allora. Scusi, posso... anch'io avevo fatto questa riflessione. Sì. Posso dire due parole su certo, questo? Certo, certamente. Ecco, l'ellenistico di cui ha parlato lei è sbagliato, tra virgolette, perché sembra aggettivo di greco, ma ormai da sempre ha assunto una connotazione cronologica e temporale completamente diversa. Sì. L'aggettivo da usare invece di greco può essere ellenico, e questo è okay, l'aggettivo certo, esatto. Certo. Invece ellenistico denota in letteratura, in archeologia, in tutto insomma, un periodo preciso, è il periodo che va dalla morte di Alessandro Magno alla battaglia di Azio nel 31 avanti Cristo. Certo. Cioè quando la cultura greca diffusa in tutto il mondo allora conosciuto, o quasi, chiamiamo anche oggi ellenistico appunto quella cultura greca influenzata dalla cultura del periodo di Alessandro Magno, quando la grecità non era più la grecità originale, ma era contaminata da tante altre culture che appunto esistono in Medio Oriente, Vicino Oriente, in Africa e anche in Italia. Certo, ma questo io lo differenzio. Accetto benissimo la correzione, che mi pare anche giusto, l'accetto, e sottolineo il fatto che io dico non sono l'esperta del settore e quindi si può perdonare. Io non le attribuivo nessuna colpa, perché no, questo è un errore comunissimo per chi non è addetto ai lavori o per chi non è appassionato di storia antica. Naturalmente. Allora, torniamo ai suoi studi. Dunque, mi sono occupato di questo Bubonia, che sì, è un centro, ecco, indigeno ellenizzato e non ellenistico. Sì. Un centro indigeno che nasce come centro indigeno anche in preistoria, in protostoria, meglio ancora, e viene ellenizzato dai greci, cioè arriva da centro indigeno, viene tra virgolette conquistato dai greci, tra virgolette nel senso che
questo come tanti altri, non necessariamente si tratta di una conquista militare, bensì dell'arrivo della cultura greca, quindi conquistato dalla cultura greca in questo senso. Sì. Questo centro che appunto Paolo Rossi aveva scoperto nel 1904 e poi aveva condotto due campagne di scavo piccolissime nel 1905 e 1906. A lui successe come archeologo nel 1955, solo 50 anni dopo, successe appunto Dino Adamestiano. E 15 anni dopo, negli anni 70, arrivai io. E da allora mi sono occupato di questo centro scavi e ricerche. Al momento non abbiamo scavi, ma si aspetta di avere la possibilità di continuare gli scavi, perché gli interrogativi sollevati da questo centro sono moltissimi e chiarendo questi sapremo molto di più della Sicilia antica. E che cosa rappresenta per quel periodo storico questo scavo, insomma, come si può inglobare in quel periodo in cui è nato? Beh, intanto è appunto importante questo discorso dell'ellenizzazione. Quando Paolo Rossi disse che era un centro indigeno ellenizzato, perché aveva trovato frammenti, qualche vaso, insomma, che lo scavo fu molto relativo, di materiale indigeno che allora non era per nulla studiato e quindi non veniva preso quasi in considerazione. Quando dico materiale intendo ovviamente oggetti di cultura materiale, quelli che si trovano durante uno scavo archeologico, sono di vario tipo, ma quelli che dominano e predominano sono oggetti in terracotta. Sì. Perché come si sa si conserva bene e troviamo spesso terracotta. Questi permettono pure la datazione di strutture e di avvenimenti. Quindi Paolo Rossi lo definì indigeno ellenizzato. Negli anni 60, 50 e poi 60, due archeologi che lavoravano presso la soprintendenza di Agrigento, ma erano di stanza a Gela, si occuparono di Gela in principal modo, appunto Adamestiano e Piero Rabbini, si occuparono di questo importante settore, l'ellenizzazione della Sicilia indigena, cioè come la cultura greca fosse stata trasmessa agli indigeni, perché vari scavi, indagini varie in tantissime zone, appunto, che sono l'entroterra di Gela, l'entroterra di Caltanissetta, al centro della Sicilia, presentavano questi caratteri, elementi indigeni, vasi indigeni, per farla breve, e vasi di cultura greca. Si occuparono appunto di queste zone, ne trovarono altre e dissero, continuarono a dire come Orsi, che erano indigeni ellenizzati, cioè i greci che erano arrivati in Sicilia tra il VII e il VI secolo, Gela nel VII, avevano portato questa cultura greca, quindi erano diventati ellenizzati, grecizzati o ellenizzati. Sì. In effetti, oggi ellenizzazione significa tutt'altra cosa, o meglio, significa sempre la stessa cosa, ma non è assolutamente detto che ellenizzazione significa acquisizione in toto della cultura greca. In altri termini, gli indigeni, dopo l'arrivo dei greci, in questo caso diciamo Geloi, non divennero greci, rimasero sempre indigeni, con delle notazioni di tipo greco. Sì. Cioè, se per Orsi e Adamestiano, Monte Buboni, appunto dove ho lavorato, era un centro che fu raggiunto dai greci nel VI secolo, o alla fine del VII, e divenne ellenizzato, cioè la cultura indigena fu messa da parte e tutti gli abitanti adottarono la cultura greca, e con cultura intendo usi, costumi,
lingua, tradizioni, tutto, oggi è messa in dubbio, fortemente in dubbio, nel senso che secondo me la grecità di questi centri fu molto relativa, cioè si fermò alle cose superficiali. Il gusto divenne greco, ma non la cultura vera e propria, nel senso che questi indigeni rimasero sempre fedeli alle loro tradizioni culturali, la lingua rimase sempre quella, con delle eccezioni chiaramente, ma adottarono quello che di bello c'era e di importante nella cultura greca, specialmente nella cultura materiale che noi appunto oggi troviamo e quindi possiamo ravvisare in questi elementi dati greci, ovvero questi famosi vasi o tutto quello che era connesso all'uso pratico. E questo materiale dove si trova adesso, professore? Si trova nei musei siciliani, nel caso lei intende il caso di Monte Pupponio o in generale? Sì, lei diceva prima che c'è un gap di 50 anni fra l'opera di Paolo Orsi e quella di Adamastiano. Sì. Ma in questi 50 anni cosa è stato fatto esattamente? O forse cosa non è stato fatto? Perché insomma c'è un bel lasso di tempo fra sì, i due. Guardi, questa cosa è una cosa normale, diciamo, in archeologia, perché per fare indagini, per scavare, servono soldi, come in tutto. Ebbene, in quei 50 anni, all'inizio del Novecento, al 55, non fu fatto assolutamente nulla, perché fosse, questo centro fosse già entrato nella letteratura archeologica. Paolo Orsi, a fine di queste due piccole campagne di scavo, fece un articolo in Notizie Scavi dell'Antichità del 1906, dove dava notizie di quel popolo che aveva trovato. Ma nel frattempo Orsi aveva altri appunti inediti, appunti che riguardavano tutta la Sicilia, dove lui aveva scavato, diciamo Sicilia greca, ma non solo greca, perché fu anche un importante studioso di preistoria e protostoria. Aveva questi appunti che rimasero inediti e che poi pubblicai io negli anni 70. Ma lei mi aveva chiesto, mi può ripetere la domanda che ho perduta? No, dico, cosa è stato fatto in questi anni? No. Lei dice non è stato fatto niente, perché ci vogliono sempre tanti soldi. Esattamente. Poi la cosa si è ripetuta anche dal 55 al 70, quando finì lo scavo, tralasciò Adamastiano, aveva altri impegni, poi fu trasferito anche in Basilicata, non nel 55 ma negli anni 60, e quindi ci fu un altro grosso stati per quanto riguarda scavi e ricerche, e gli scavi e le ricerche furono riprese negli anni 70 grazie a una sollecitazione sgradevole, molto sgradevole, ma che diede questi risultati. La sollecitazione era gli scavi clandestini che cominciarono appunto, c'erano sempre stati anche dopo Orsi, però poi negli anni 60 e 70, 70 in particolare, diventarono una cosa molto, molto pericolosa e importante, e sono continuati, continuano ancora fino ad oggi, perché tutelare da parte delle soprintendenze queste località archeologiche importanti o meno, ma comunque all'interno dell'isola è sempre un grosso problema, cioè si tratta di realtà isolate su montagne non facilmente raggiungibili, e quindi quando siamo agli inizi degli scavi è sempre difficile tutelarle. A proposito, professore, ma che tipo di vieti ci sono, se ce ne sono? Si può accedere in questi siti? Ci si possono fare, dico, i picnic, perché no, io stessa sono andata anni fa
in quelle zone, sempre portata da persone non titolate, figuriamoci, normale. Ma sento dire che ci si entra, ci si esce tranquillamente. Senza... Vabbè, la gente entra e esce, in linea teorica non si può fare, perché non c'è nessun divieto da parte della soprintendenza, cioè non ci può essere. Ma benché sia un centro, si danneggia ad esempio un elemento che si trova a Monte Luboria, un pezzo di pietra o una pietra, è passibile di denuncia penale. Perché Monte Luboria è un centro archeologico noto. Denuncia penale, non è, addirittura. Anche se non è recintato. Ma non è recintato perché in effetti è tutto, tutta la montagna è proprietà del demanio regionale, forestale della regione siciliana. Prima era demanio nazionale, poi col passaggio dei poteri dallo Stato alla regione divenne proprietà del demanio forestale. Sì, sì. Ma mi risulta che insomma la gente non se ne fa neanche... Dico, sì, sì, sì. Non si nasconde neanche, entra ed esce tranquillamente. Esattamente, ecco. Anche se dico, c'è il divieto di caccia e di non mi ricordo, da parte della forestale, chiaramente. Sì. E di pascolo e di caccia. Professore, noi abbiamo tante persone che ci seguono e mi chiedono di porle questa domanda. A proposito dell'assalto cartaginese alle mura e la resistenza degli abitanti. Pare che qualcuno abbia detto che la madrepatria sarebbe Gela con i morti e sepolti in quella zona. Cosa la madrepatria di che cosa? Scusi, la competenza o comunque questo assalto che riguarda anche il territorio di Gela. Beh, guardi, benché io non ero ancora nato quando avvenne questo assalto, sono in grado di giurare, spergiurare, che non è esistito mai un assalto cartaginese alle mura di Monte Buboria. È una fake news, si chiama oggi. Dico bene? Sì, 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 come le ho detto, ognuno. È una cosa campata in aria che non ha nessun senso. Nessuna possibilità di esistenza, addirittura non c'è da niente. Sì. Perché veramente si riferisce al 405 e allora molte città della Sicilia furono prese dai cartaginesi, comprese Agrigento, ma non esiste questo discorso delle mura, dell'assedio a Monte Buboria. Okay. Dato le fonti non ne parlano. E quindi non esiste. Sì. E poi archeologicamente è una cosa che non ha né capo né collo. Sì, professore, adesso la devo interrompere, se mi permette, sì, perché c'è la pubblicità. Quindi lei si riposa pochissimi minuti e torniamo fra poco, va bene? D'accordo, d'accordo. A fra poco anche per i nostri radioascoltatori. Casablanco, argomenti di attualità con i personaggi del nostro territorio. Casablanco, sapere, conoscere e interagire con la radio, il giornale online e i social network. Conduce Liliana Blanco. Costruzioni Edil Ponti, opere edili ed industriali, calcestruzzo certificato e inerti di cava. Costruzioni Edil Ponti, dal 1981. Costruiamo legalità. Farmacia Cipolla Gela, dal 1972 al servizio del territorio. Medaglia d'oro Federpharma Caltanissetta. Farmacia Cipolla Gela, servizio gratuito a domicilio e prenotazione farmaci tramite il profilo WhatsApp 324-8240-162. Disponibile dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 20. Farmacia Cipolla è in via Francesco Crispi a Gela. Su Facebook Farmacia Cipolla Gela.
Medigroup Construction esegue lavori edili, opere stradali e ponteggi fissi. Dal 2008 si occupa della gestione delle cave, della lavorazione e commercializzazione degli inerti. Medigroup Construction si avvale di un impianto di betonaggio e di macchine per il movimento terra di alto standard qualitativo ed è molto attento alle materie prime impiegate e anche nel monitoraggio del prodotto finale. Medigroup Construction, via Venezia 372, Gela. Siamo tornati in studio con Casablanco, siamo in compagnia del professore Domenico Pancucci, archeologo, stiamo parlando del sito archeologico di Monte Bubonia. Siamo tornati, professore, sei con noi? Sì, ecco, sì, sono qua. E allora, dicevamo che la battaglia dei Cartaginesi, in base ai suoi studi, non esiste. E vabbè, considerando che, ripeto, qua ognuno quello che vuole dire dice, è normale, insomma. Sì. L'ha detto anche Umberto Eco. Ecco, mi chiedono, professore, lei di dove sia, qual è la sua origine, qual è la sua città? Dunque, sì, l'origine è una cosa molto lontana. Comunque, comunque io sono agrigentino dopo aver vissuto circa 40 anni a Palermo perché per insegnare all'università. Certo. E mi sono da un paio d'anni mi sono ritrasferito ad Agrigento. Quindi essendo agrigentino è normale che lei abbia sviluppato in gioventù questa passione per l'archeologia, è una cosa normale? Ah, non lo so, mi sono posto anch'io questo problema, ma non so come ci sia arrivato. Comunque sono di quelle cose che uno porta dentro, insomma, sì, che nessuno può contagiare, tra virgolette. Sì, sì. E allora torniamo ai suoi studi su Monte Bubonia. Adesso come si presenta il sito? Cioè adesso, quando lo ha studiato lei, e non so se è tornato di recente, come si presenta e cosa c'è da fare? Ma io ci torno regolarmente, perché questo mio interesse, avendo questi scavi condotti a questa ricerca a Monte Bubonia, datano a cominciare dal 1972, ma questi piedi intendevo, e sono proseguono sempre, tanto è vero che sono dietro alla pubblicazione della necropoli che ho scavato appunto a partire da quegli anni, e sono parecchi, sì, parecchi anni fa, quindi vado regolarmente, specie negli ultimi tempi, da quando avevo abbandonato per altri impegni la zona, l'interesse, perché non si scavava, ma da un po' di tempo a questa parte, un po' di tempo e 100 anni, sono ritornato con maggiore frequenza sui posti, perché l'associazione, o meglio il gruppo archeologico Litterio Villari di Piazza Armerina, che fa parte dei gruppi archeologici in Italia, mi ha chiamato perché volevano fare qualcosa, conoscere meglio Bubonia, eccetera. Sì. Insieme mi ha chiamato questo gruppo, insieme alla Proloco di Fancono, sì, che è il paese vicinissimo a Monte Bubonia, perché sia in provincia di Catania, e da allora mi è rinato, diciamo, l'interesse in particolare per Monte Bubonia e lo frequento molto più assiduamente. Sì. Ora, avete realizzato quel lavoro che io ho sfogliato in maniera... Sì, sì. Sì. Insieme a questo gruppo di Piazza Armerina ha creato un sottogruppo, chiamiamolo, insomma, una serie di persone che si sono occupate di Monte Bubonia, e due di queste persone hanno voluto fare un libretto che non è una guida, che non è ufficialmente visitabile, eccetera, ma poi una guida in terza montagna non sarebbe una cosa facile. Certo. È una guida nel senso che
guida alla conoscenza di sì. questo libretto che mette insieme le nostre conoscenze attuali su Monte Buconia sì. e che io ho curato, ma hanno fatto questi due soci dell'associazione. Ma cosa c'è in questo monte, questo insediamento, queste sì. vestigia che avete trovato, esattamente cosa testimoniano? Perché lo dobbiamo spiegare alla gente che sì. non sa. Ad Amestriano, dopo Paolo Orsi, allora cosa si è trovato in definitiva? Paolo Orsi, sulla base della denominazione comune sul posto, da San Collo fino a Mazzarino e credo anche a Gela, questo posto era chiamato montagna da città, ovvero montagna do comune, e meglio ancora a montagna intesa a Mazzarino, perché Monte Buconia ricade nella giurisdizione territoriale di Mazzarino. Sì. Quindi Paolo Orsi, sulla scorta di questo nome, fece queste prime indagini e dimostrò che era appunto una città, un posto archeologico, si capì che era una vera città, di interesse archeologico. Sì. Successivamente, dicevo, lo scavo ripreso da... che cosa fece Orsi? Trovò un edificio allungato sulla vetta più alta del monte, 500, sulla vetta, diciamo, sulla... sì, è una cima, perché Monte Buconia è diviso, è formato da tre cime leggermente digradanti da ovest verso est. Su quella più alta, quindi ad ovest, trovò un edificio allungato e stretto di 50 metri per 7,50 sì. Nel quale identificò il cosiddetto anactoron della città. Era anactoron, significa casa del Signore, palazzo del Signore. Era un periodo in cui del Signore nel senso del potestà del sindaco, tipo la casa comune, ecco. No, era la casa del re. Ed è appunto, sì, del primo sì, cittadino. Di chi comandava, appunto, sì, sì. In quel periodo non si può definire né re né altro, insomma, sì. Di chi comandava. Questo perché la congenie culturale a quei tempi era questa, si scavava Creta, per esempio, e si trovava la Nactor. Nactor è una parola di ascendenza micenea, e quindi tutto diventava... anche in Sicilia Anactoron, ce n'erano tre in Sicilia, di cui uno di Buconia, l'altro vicinissimo a Monte Recito, vicino, scusate, però non mi viene, però lo diremo dopo. Sì, io non lo posso aiutare. Io San Mauro di Caltagirone, sì. Vicino a San Mauro, proprio a San Mauro, e se era stato riconosciuto da Orsi, un altro anactoron. Quindi, ma poi, e questo l'ha trovato lui, Orsi, nella parte alta del monte. Poi individuò una necropoli, poi in quel tempo, una necropoli dove scavò 35 trombe di vario tipo, di vario interesse, ma che permisero la datazione delle tombe, quindi dell'area di Monte Buconia al VI secolo avanti Cristo. Dopodiché tra questi ci sono delle tombe molto interessanti. Dopodiché gli scavi vennero appunto interrotti. Orsi riuscì a fare un articolo un articolo di notizie scavi dell'antichità su Monte Buconia. Poca cosa in verità. Sì. Le tombe, per esempio, rimasero del tutto inedite. Come poco fa accennavo, lui però aveva questi appunti, questi famosi taccuini, che erano dei veri e propri taccuini, i più grandi ricorderanno come erano fatti i quaderni di scuola un tempo. Sì, sì, sì. Copertina nera, cioè prima, sì, copertina nera. E la targhetta sopra. Oh, sì, e il laterale, quando il quaderno era chiuso, tinto di rosso, sì. E questi erano sia quaderni scolastici che taccuini, i block notes nostri, insomma, sì, 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 sì. Che si aprivano come i quaderni, non sì. dall'alto
ma come quaderni. Sì. Ecco, lui camminava, Paolo Orsi, camminava con un taccuino di questo tipo in tasca, dove pigliava appunti sia che riguardassero la sua vita privata, sia il lavoro che faceva. Un diario di bordo a tutti gli effetti, sì, sì. Sia peraltro, personale che di lavoro. Sì. Esattamente, ci sono scritte delle cose interessantissime anche private. Questi taccuini sono proprietà oggi della soprintendenza di Siracusa, quindi proprietà regionale, sì. Perché furono acquistati negli anni, credo proprio, no, prima degli anni 70-60, dal museo di Siracusa presso la famiglia Orsi, perché erano dei materiali scolpe privati, e oggi sono conservati al museo di Siracusa. Sì. In questi c'era tutto quello che riguardava i suoi scavi, appunto. Sì. Professore, ci sono tante persone che ci stanno seguendo, persone appassionate, eccetera. Fra questi un cittadino di Gela che però vive in Grecia, appunto, e dice questo, scrive, si chiama Giuseppe Brugioni: qualche settimana fa ho visto un video su Monte Bubunia, si parlava di un tempio, che io sappia, dice lui, e si è sempre parlato di sacello, al massimo di tempietto. E poi pone un'altra domanda e dice che l'area in cui si trova un manufatto in pietra, sempre secondo queste immagini che ha visto il nostro radioascoltatore, fu definito un trono e secondo questa teoria sarebbe stato scavato dall'Orsi. Le risulta, professore? Ci chiede il nostro radioascoltatore. Beh, a me risulta in verità l'esistenza di un articolo o un'intervista, non ricordo bene, di cui mi hanno parlato, che dice tutta una serie di inesattezze, e tra l'altro ho sentito pure questa cosa del trono, sulla quale non posso dire altro se non ridacchiare sotto e sopra i baffi, perché non esiste un trono. Allora mi lasci finire, sì, rapidamente. Sì, sì, sì. Peraltro abbiamo pochissimi minuti ormai. Sì. La cronistoria di questi scavi, appunto. Allora, esiste questo anactron. Dino Adrestiano riprese gli scavi e dimostrò, avendo trovato in quella zona, o meglio proprio vicino, questo elemento, rinvenne una serie di elementi per cui questo lungo edificio di 50 metri per 70, che era fatto in pietre in forma, insomma, che stavano su, come tutti questi edifici di quell'epoca, per gravità non esistevano, e venivano incastrate le pietre l'uno all'altro e non esistevano leganti, era agganciato questo elemento allungato a un altro elemento costituito da blocchi monolitici di grosse dimensioni, più o meno quelli che si incontrano a Gela, nel tempio noto sulla Acropoli di Gela, anche questo trovato da Orsi, quelli di Gentili, questo tipo di blocco di cosiddetta arenaria che calcare con il conchiglifero. Quindi dicevo, questa volevo dire qualcosa di veloce su questo. Ecco, arrivò ad Amestriano e scavò attorno a questo abbassamento a grossi blocchi, e disse che in effetti non era un anactoron, ma sostenne che era un tempietto del VI secolo, distrutto, il quale questi blocchi facevano parte del tempietto del VI secolo, distrutto, il quale fu agganciata questa costruzione rettangolare allungata, abbastanza allungata, diciamo, che divenne una casermetta militare. Questo è quello che si sapeva. Sì. Poi Adrestiano fece altri studi sulla base della fotografia aerea e riuscì a individuare il tracciato delle strade che sembrano disposte in senso nord-sud,
non è stato fatto mai nessuno scavo che chiarisse questo fatto, ma alla Vestiano lo vide appunto dalla foto aerea. Lo stesso alla Vestiano continuò lo scavo nella necropoli, o meglio nelle due necropoli, lo continuò nella necropoli settentrionale già identificata da Rossi, e lo iniziò nella parte meridionale del monte, quello che diciamo guarda verso Gela. Sì. Questo era quello che c'era fino a poco tempo fa. Tempo fa significa gli anni 70 miei, insomma. Sì. Quando io arrivai con tutti, e stavo dicendo poco fa il motivo per il quale è stato siamo ritornati a scavare a Monte Bubonia, erano appunto gli scavi clandestini per porre un freno a questi scavi e la soprintendenza decise di continuare appunto gli scavi nella necropoli. Quando io arrivai a Bubonia ero un giovane neolaureato, e con i clandestini ne ho viste delle belle, ma poi divenne più grandicello e continuai a scavare per conto della soprintendenza di Agrigento, che mi aveva affidato l'incarico, proprio il cosiddetto Anacton Casernetta, sì. Tempio Casernetta. L'ascoltatore che le parlava di Sagello e Tempietto aveva ragione, perché così abbiamo sempre definito in archeologia un edificio sacro di piccole dimensioni che non fosse il tempio greco per eccellenza canonico, ovvero il tempio dorico col pelittero come quelli agrigentini, selinuntini, eccetera. Sì. Quindi un piccolo edificio sacro è appunto Sagello e Tempietto, che sono due termini equivalenti. Professore, io le devo dire che sì. Abbiamo pochissimi minuti. Purtroppo il tempo vola, già è passata quasi un'ora. C'è Filippo Pesce che la saluta e dice che ci ringrazia tutti per aver chiamato in causa una voce autorevole. E io le voglio chiedere l'ultima cosa, sperando che lei risponda in maniera veloce. Perché vorrei sapere quanto ci vuole affinché questo sito possa essere fruibile, possa essere anche ormai dotato di uno studio chiuso, concluso e quindi pubblicato sulle riviste scientifiche, in maniera tale che noi abbiamo un quadro chiaro di quello che è stato e che è. Ma guardi, sulle riviste scientifiche io ho pubblicato varie cose, però una ventina di cose più o meno a orecchio, sì. Su argomenti specifici, appunto degli scavi. Uno sguardo d'insieme a Monte Bubonia si può avere proprio con questo volumetto di cui le ho parlato, sì. Perché è stato messo insieme tutto quello che si sa su Bubonia. Per renderlo fruibile? Per renderlo fruibile al pubblico e quindi farlo conoscere, poterci entrare senza fare alcun abuso. Ma questo non glielo so dire, perché intanto bisognerebbe appunto essere sempre. Lei mi ha posto la domanda: quando io da brava agrigentino potrei dire che non faccio differenza tra quando e quanto, eppure questi due termini ci vogliono a Bubonia. Quando sarà disponibile non lo so, e quanto sarà disponibile neanche, perché ci vogliono sempre i soldi, dato per creare una guerra. Ora credo che però qualcosa possiamo far muovere, perché credo che la pertinenza di questa zona è passata all'ente Parco di Gela. Sì, oggi ho parlato col direttore, sì, lo avremo ospite nelle prossime settimane. Chi è il direttore? Scusi, che io non lo so. Il direttore si chiama Luigi Gattuso. Sarà un architetto? Immagino. Sì, è un architetto. E gli ponevo la domanda appunto se si può accedere insomma in maniera così arbitraria. Sì. E insomma mi diceva che non ha mai ricevuto alcun permesso per poter entrare, comunque a prescindere. Allora, io la faccio andare a vedere. Sì, sì, sì.
Noi la ringraziamo, purtroppo abbiamo finito il tempo, però professore, appena le condizioni ce lo permetteranno, appena potremo riunirci, eccetera, avremo piacere di poterci vedere, di poter presentare questo libretto, e di poter fare qualcosa in presenza, perché insomma sarebbe bello saperne di più, vedere quelle immagini in più. E anche poter sentire in maniera più approfondita, anche con più tempo, perché i nostri tempi sono sempre ristretti, sì, certo. Questa pubblicazione che noi abbiamo, a cui abbiamo accennato, sì, soprattutto dica no, concluda, così poi ci salutiamo. Sì. No, io vi ringrazio per questo, e soprattutto per questa, perché mi interessa chiarire tutta una serie di storture e inesattezze che sono state dette in questo lavoretto che è stato fatto un nuovo tempo fa, ma non ricordo se direttamente in Facebook o in altra maniera, non ricordo, ma che è veramente è impossibile non chiarire, non precisare queste cose, perché tutto ciò aumenta l'ignoranza sul sito, ed è una cosa inconcepibile. Noi abbiamo scelto lei, scelto lei. La ringrazio, professore Pangucci, e buona domenica, e speriamo di vederci, ormai che ci siamo conosciuti, abbiamo i contatti, speriamo di vederci nel futuro prossimo, chissà, magari quest'estate facciamo qualcosa insieme. Grazie. D'accordo. A voi tutti, e noi ci vediamo fra poco con il secondo ospite. Grazie e buona serata. Casablanco, in video su www.radiogelaexpress.it, Instagram e su Facebook, in FM 100 e 300 e 103 e 800 MHz e sull'app Radio Gela Express. Conduce Liliana Blanco. Costruzioni Edil Ponti, opere edili ed industriali, calcestruzzo certificato e inerti di cava. Costruzioni Edil Ponti, dal 1981. Costruiamo legalità. Farmacia Cipolla Gela, dal 1972 al servizio del territorio. Medaglia d'oro Federpharma Caltanissetta. Farmacia Cipolla Gela, servizio gratuito a domicilio e prenotazione farmaci tramite il profilo WhatsApp 324-8240-162. Disponibile dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 20. Farmacia Cipolla è in via Francesco Crispi a Gela. Su Facebook Farmacia Cipolla Gela. Medigroup Construction esegue lavori edili, opere stradali e ponteggi fissi. Dal 2008 si occupa della gestione delle cave, della lavorazione e commercializzazione degli inerti. Medigroup Construction si avvale di un impianto di betonaggio e di macchine per il movimento terra di alto standard qualitativo ed è molto attento alle materie prime impiegate e anche nel monitoraggio del prodotto finale. Medigroup Construction, via Venezia 372, Gela. Siamo tornati in studio con Casablanco, cambiamo completamente argomento. Prima di riprendere le fila del discorso della trasmissione, ma non dello stesso argomento, vi ricordo che ci potete seguire sui 100 e 300, 103 e 800 MHz, sulle pagine Facebook di Radio Gela Express e di Lettera G, nostro produttore. Dicevamo, cambiamo personaggio e argomento, siamo in compagnia del direttore generale dell'ASP di Caltanissetta, l'ingegnere Caltagirone. Buonasera, in linea? Sì, sono in linea, buonasera. Buonasera, finalmente. Ce l'abbiamo fatta. Allora, quando oggi abbiamo pubblicato la locandina, direttore, già mi hanno subissato di domande, chiedigli questo e chiedigli quell'altro, vabbè. Intanto cominciamo. Come sta? La prima cosa. Sto bene, sono a Palermo, sono in viaggio. Non facciamo che cade la linea. Intervista mentre sono in macchina. E se cade la linea mentre in viaggio, no, che facciamo? Direi per la prima ora non cade la linea, perché sono ancora in città. Benissimo. Allora, direttore, quindi nuovo anno, nuove esperienze. E abbiamo chiuso con il momento tragico del lockdown dell'anno scorso, adesso siamo nella fase dei vaccini. E prima dei vaccini però facciamo un discorso organico e parliamo della nuova curva
che si sta di nuovo alzando in provincia di Caltanissetta con tutti i numeri che ci sono da qualche settimana a oggi. Com'è la situazione al momento? Ah, come ho appena detto, la curva si sta nuovamente alzando, non è un problema di Caltanissetta, non è un problema neanche della regione Sicilia, è un dato ovviamente a livello nazionale ma anche a livello europeo, soltanto che le curve praticamente sono sfalsate temporalmente da stato in stato oppure all'interno dello stesso stato tra regione e regione, quindi sappiamo a cosa stiamo andando incontro, ma sappiamo anche che dopo un picco abbiamo sempre una discesa e poi quindi un momento più tranquillo. Così per larghe linee direi che avremo un mese di sofferenza, nel senso che la curva continuerà ad alzarsi, raggiungerà un picco che contiamo di poter gestire e ovviamente avremo a metà maggio, dovremmo avere una situazione nuovamente più tranquilla, più gestibile. Ma come mai queste cose? Com'è che succede sempre così, che si arriva a un certo numero e poi si scende? Io non me lo spiego, chiaramente sono ignorante. Ma perché a momenti di critici seguono comunque delle ordinanze restrittive, che le ordinanze restrittive hanno comunque degli effetti, quindi creare delle zone rosse piuttosto che delle zone arancioni, fare delle ordinanze di chiusura serale piuttosto che nei weekend, comunque ha degli effetti, così come ha avuto un effetto l'anno scorso il lockdown, quello estremo, cioè tutti a casa, nessuno esce. Quello di marzo-aprile dell'anno scorso. È ovvio che adesso non ci sono più le condizioni, e sarebbe anche anacronistico quello di chiudersi tutti a casa. Abbiamo un'esperienza maggiore, tutti, intendo sia la parte sanità ma anche la parte popolazione. Tutti sappiamo più o meno, poi magari qualcuno o anche tutti, mi ci metto anche io, a volte per distrazione andiamo in deroga a quelle che sono le regole, ci abbassiamo la mascherina, ci avviciniamo troppo alle persone, tra di noi, mettiamo le mani in bocca, che era un'abitudine un po' di tutti, però come più o meno avete visto tutti, abbiamo superato il periodo invernale della solita influenza, l'abbiamo superata senza una crisi particolare. Io vi ricordo che quando d'estate si parlava della nuova impennata, si pensava tutti che la problematica del Covid si sarebbe sovrapposta a quella della crisi dell'influenza tipica stagionale, influenza tipica stagionale che di fatto non c'è stata, perché comunque l'utilizzo delle mascherine ha ridotto in maniera importante i contagi, quindi comunque l'utilizzo dei disinfettanti per le mani piuttosto che l'utilizzo delle mascherine ha abbattuto notevolmente l'influenza stagionale e quindi non c'è stata nessuna sovrapposizione fra Covid e influenza stagionale. Sì, nel frattempo io vorrei informare i nostri radioascoltatori sugli ultimi numeri, quelli che lei poco fa, pochissimi minuti fa, prima di mettersi in contatto con noi, ha diramato. 105 pazienti positivi in provincia di Caltanissetta, 65 a Caltanissetta, cioè Caltanissetta non ne vuole uscire. Caltanissetta sta più o meno subendo quello che è successo a Gela qualche mese fa. Sì. Quindi mai criticare le situazioni negli altri posti, no, perché ovviamente una constatazione. Può succedere, la variante inglese che è ancora più aggressiva dal punto di vista della contagiosità, nel momento in cui la sottovaluti per qualche settimana ha una capacità di contagio che è importante, quindi
passeranno ancora, passerà ancora una settimana, 10 giorni prima che, di vedere il calo dei contagi, un po' come è successo a Gela che abbiamo raggiunto 1000, 1100 credo. No, 977 è stato il massimo, quasi 1000. No, credo che siamo andati oltre 1000 con i ricoverati, forse 900 e più erano quelli ricoverati, in, cioè quelli a casa, domiciliati a casa, se sommavamo i ricoverati in ospedale superavamo un poco i 1000. Okay. Poi, quindi succederà più o meno la stessa cosa a Caltanissetta, però è ovvio che noi abbiamo sempre comunicazione con tutti i sindaci, quindi mandiamo, soprattutto in questi periodi, mandiamo i trend dei positivi, e quindi se le misure restrittive fatte dalle ordinanze non sono efficaci, la segnalazione dell'inefficacia genera poi l'inasprimento delle misure, quindi prima o poi comunque ci deve essere poi il calo, perché se noi al sindaco diciamo che i contagi continuano a salire, il sindaco deve fare delle ordinanze ancora più restrittive, perché altrimenti non si scenderà mai. Certo. Cosa che è successa anche a Gela, con un'attività di controllo del territorio che poi è aumentata, e questo l'avete visto sicuramente anche voi, dal fatto che sì, si era passati in zona rossa, però la gente continuava a comportarsi sempre allo stesso modo, nel momento in cui l'ASP segnalava al sindaco che non c'era un calo dei contagi, il sindaco ha fatto delle azioni più restrittive, fino a quando alla fine c'è stato poi la riduzione. Certo. Oggi ed è ovvio che poi rispetto, ora lei ha letto 65 nuovi positivi a Caltanissetta, poi superati circa 15-20 giorni cominceremo ad avere il meno 65, perché ovviamente sono quelli che escono dalla quarantena perché si sono negativizzati, quindi ci sarà poi un calo. Certo, 15 a Niscemi, 9 a Gela, va bene, insomma 9 a Gela, era meglio quando ce n'erano due, però va bene. Allora, vaccini. Sì. Qual è la situazione? Mi arrivano note in cui si dice che le persone di una certa età fanno le prenotazioni, c'è stato poco fa un intervento del segretario provinciale del PD, fanno le prenotazioni, vanno nel luogo convenuto per fare il vaccino e poi invece con varie motivazioni vanno via senza essere stati vaccinati. Che mi dice lei di questa cosa? L'informazione che sta dando è abbastanza generica, credo che noi dobbiamo andare poi su dati molto più specifici. Cominciamo dal discorso AstraZeneca. Mm-hmm. AstraZeneca ha avuto un percorso molto articolato in termini di credibilità da parte della popolazione. Sì. All'inizio aveva preso la somministrazione, aveva preso una piega giusta e importante, la gente si faceva vaccinare senza alcun problema, la campagna vaccinale stava andando bene. Poi ovviamente ci sono stati quegli eventi avversi, e c'è stata sia l'AIFA che l'EMA, ha fatto una sospensione della somministrazione, e questo ha creato sicuramente nella popolazione un poco di sospetto e di fiducia. A distanza di 48 ore è stato detto no, tutto ok, tutto sotto controllo. Poi ci sono stati ancora degli eventi avversi, insomma la popolazione non ha questa voglia di farsi vaccinare con AstraZeneca, e registriamo a livello regionale, non so se lo stesso dato sia a livello nazionale, abbiamo registrato un 70% in meno di adesione rispetto alla somministrazione di AstraZeneca. Che cos'è materialmente, che cosa avviene? Avviene che il soggetto, l'utente si prenota sul portale regionale, a volte anche sul portale dell'AST. Sì. E poi nelle more dell'attesa del giorno della vaccinazione, in qualche modo aggiorna
la sua tessera sanitaria, quindi va dal medico curante, rappresenta le patologie che ha, si fa fare la certificazione sul suo stato di salute, acquisisce un nuovo codice di esenzione, a volte riesce anche ad aggiornare il suo codice di esenzione all'interno della tessera sanitaria. Il risultato è che si presenta il giorno della vaccinazione con un aggiornamento del suo stato di salute, quindi con certificazioni che si porta dietro all'interno di una carpetta, con la richiesta ovviamente di una somministrazione non più di AstraZeneca ma di Pfizer. Mm-hmm. Quindi praticamente cambia lo scenario, cambia la domanda. Chiede la somministrazione a Pfizer, ovviamente il medico che prende atto del suo stato di salute è impossibilitato alla somministrazione con AstraZeneca, però a volte, perché capita all'improvviso, non è nelle condizioni di poter somministrare Pfizer, perché Pfizer va a prenotazione. Quindi se si presentano 100, 200, 300 soggetti che vogliono la somministrazione Pfizer, il sito di somministrazione può anche essere sprovvisto del vaccino, così come lo è stato in queste settimane, perché ovviamente la campagna vaccinale è andata avanti con somministrazioni che sono state strettamente correlate con le prenotazioni. Quindi se avevo su 1000 soggetti, se ce n'erano 700 che si erano prenotati con AstraZeneca e 300 che si erano prenotati con Pfizer, arrivavano i vaccini per queste prenotazioni. Sì. Nel momento in cui 700 soggetti prenotati con AstraZeneca, il 50% di questi, anche solo i 350, chiedono una somministrazione con Pfizer, i 350 si sommano ai 300 che sono già prenotati con Pfizer, con un sito che ha soltanto 300 vaccini da somministrare, quindi non può togliere agli uni per dare agli altri, e questo ha creato sicuramente delle difficoltà nel sito vaccinale, gente che ha deciso di non farsi vaccinare e se n'è andata, piuttosto che alcuni che invece si sono convinti a farsi vaccinare con AstraZeneca. E qua mi dicono i nostri radioascoltatori, in particolare uno che si chiama Nuccio Licata, dice: ma visto che è così la situazione, avvisate la gente per tempo, dice, anziché... Ma no, aspetti, no, questo è importante, avvisate la gente per tempo non è un'informazione corretta. Semmai avvisate il sito vaccinale per tempo, perché se una persona si è prenotata per far avere una somministrazione con AstraZeneca, non si può presentare il giorno della vaccinazione tirando fuori i documenti e dicendo: io voglio essere vaccinato con Pfizer, perché deve anche pensare che il vaccino per lui quel giorno non era prenotato e quindi non ci sono le condizioni per la somministrazione. Sì. Semmai, se uno riesce ad avere il codice di esenzione prima, che mandi un'email all'ASP dicendo: sono prenotato con AstraZeneca, ma ho aggiornato il mio codice di esenzione, verrò lo stesso giorno per essere vaccinato con Pfizer. A quel punto hai avvertito l'ASP che quel giorno andrai, e l'ASP si prepara per avere il Pfizer per te invece di avere l'AstraZeneca, che poi non ti potrà somministrare. Ho capito. Ma... ovviamente la situazione, anche noi stiamo chiedendo alla Protezione Civile di fornirci quanti più Pfizer possibili, quanti più Moderna possibili, perché ovviamente la domanda si è spostata tutta verso questi vaccini. Sì. Vedremo che cosa succederà con Johnson & Johnson, che arriverà nelle prossime settimane, che è monodose per giunta, e vediamo se la domanda e offerta riescono a sposarsi bene. Questo che diceva lei, direttore, questa tipologia di prenotazione e comunque eventualmente cambio di vaccino vale anche per le persone vulnerabili, le persone anziane? No, ci sono delle categorie che già vengono prenotate con Pfizer a prescindere, che sono gli over 80 e gli estremamente vulnerabili. Sì. Poi ci sono delle fasce che sono quelli ovviamente che andavano sotto i 79,
da ieri ora si possono prenotare quelli che hanno, rientrano nella fascia dei 65-70, quindi in questo momento 65-79 anni che non hanno delle patologie particolari potrebbero essere somministrati con AstraZeneca. Sì. Se hanno delle patologie particolari ovviamente non possono essere somministrati con AstraZeneca, ma devono essere somministrati con Pfizer. Però il suggerimento è: non ti prenotare con AstraZeneca e poi ti presenti, certo, il giorno, certo, della vaccinazione con tutta la documentazione per un'altra tipologia di vaccino. Avverti la tua ASP che hai un codice di esenzione nuovo. La tua ASP si organizzerà per la somministrazione col vaccino più idoneo. Sì, sì. Ma i vaccini sono sufficienti in linea generale? Sono sufficienti per le esigenze della popolazione oppure ci sono delle carenze? Guardi, la somministrazione dei vaccini è cambiata. Cioè, mentre l'Italia ha comprato AstraZeneca in una certa quantità e Pfizer in un'altra quantità, adesso in virtù di quello che è successo e che è praticamente che c'è un rifiuto alla somministrazione con AstraZeneca, la campagna acquisti si sta modificando e anche noi ovviamente come siti vaccinali stiamo chiedendo alla Protezione Civile di fornirci quanto più Pfizer e Moderna, perché la gente si presenta con delle certificazioni che non consentono la somministrazione con AstraZeneca. Sì. E quindi sta cambiando anche la tipologia di fornitura, stiamo ricevendo più Pfizer e meno AstraZeneca. Io voglio staccare un attimo con questa discussione che sicuramente interessa la popolazione, ma le faccio sempre una domanda che le feci l'anno scorso. Ora è passato un anno di fatica enormi, ma io dico, quando lei è stato nominato direttore generale, ma si poteva mai immaginare che avrebbe avuto un'esperienza così enorme, così particolare, così difficile? Oggi come si sente lei? No, ma io diciamo in generale ho avuto una formazione per affrontare i problemi. Nelle mie precedenti esperienze lavorative non mi sono mai trovato un percorso liscio, forse a volte mi sono pure annoiato sui percorsi lisci e mi andavo a cercare io i problemi per poterli risolvere. Certo, non mi sarei mai aspettato che la sanità cambiava così improvvisamente, e così come cambierà poi nel prossimo futuro, perché non credo che noi torneremo con una sanità identica come era un anno e mezzo fa. Dovremo sicuramente riformare la sanità per andare incontro a nuove esigenze. È sicuramente un'esperienza formativa, però io penso che complessivamente come ASP di Caltanissetta l'abbiamo affrontata in modo egregio. E non lo dico perché voglio autocelebrare una buona attività, perché se guardiamo le curve epidemiologiche dall'anno scorso ad oggi, vediamo sempre che la provincia di Caltanissetta mediamente è al 50% dei contagi a livello regionale. Essere al 50% dei contagi a livello regionale, quindi quando parlo del 50% intendo il rapporto fra i positivi e la popolazione. Sì. Quindi se i positivi in regione Sicilia sono stati dello 0,5% rispetto a tutta la popolazione, Caltanissetta, la provincia, ha avuto uno 0,25%, quindi ci siamo mossi sempre al 50% rispetto. La Sicilia ovviamente per essere mediamente allo 0,5% significa che ci sono province che sono state sopra lo 0,5%. Certo. Come me, ma essersi mantenuti al 50% dei contagi a livello regionale significa che comunque la sanità ha funzionato, la popolazione ha seguito le ordinanze mediamente, ovviamente ci sono stati dei comportamenti estremi e dei comportamenti restrittivi, mediamente si è attenuta alle ordinanze, però il sistema in qualche modo ha funzionato. Noi abbiamo saputo comunicare bene con i sindaci si sono attivati
per fare misure restrittive, la popolazione ha seguito le misure restrittive. Credo comunque che abbiamo fatto una campagna di contact tracing, quindi abbiamo seguito la parte epidemiologica con un modesto intervento, quindi significa che quando spuntava un positivo immediatamente facevamo, rintracciavamo i contatti stretti e quindi riuscivamo a contenere il caso a livello di nucleo familiare piuttosto che di famiglie un poco più allargate. E questo ovviamente poi non è, ripeto, una autocelebrazione, ma sono i numeri che ci dicono questo. Il fatto di essere, di essere stati sempre sotto le curve regionali non può essere soltanto fortuna, perché ovviamente il Covid si è diffuso equamente a livello territorio siciliano o comunque territorio nazionale, però ovviamente ci sono state dei siti più organizzati, delle province più organizzate. Ci vogliamo mettere pure un po' di fortuna, gliela mettiamo pure, però non è stata solo fortuna, ma è stato il buon comportamento di tutti, sia sì, degli operatori, sia delle forze dell'ordine, sia dei comuni e ovviamente la popolazione che ha risposto. Forse le province più piccole riescano ad avere questa capacità comunicativa migliore rispetto alle province più grandi, alle province che hanno tanti comuni, certo. Però il risultato è che mediamente ci siamo, abbiamo avuto un risultato migliore rispetto ad, altri. Ad altre province. Mi chiedono, direttore, mi chiedono, i soggetti vulnerabili possono scegliere AstraZeneca? Ma credo di no. Nel senso che i soggetti vulnerabili che ricadono in determinate patologie è consigliato l'uso di un vaccino diverso da AstraZeneca e il medico si assumerebbe una responsabilità a somministrare un vaccino diverso da quello consigliato. Quindi non c'è nessuna ragione per dire mi voglio vaccinare con AstraZeneca se invece ho una certificazione che mi porta verso un altro vaccino. Sì. Lei si è vaccinato, direttore? Io mi sono vaccinato, ovviamente sono rientrato in quelle che erano le regole della imposta, cioè diciamo date, le linee guida date a livello regionale per tutti coloro ovviamente che rientrano nell'ambito della sanità e che in qualche modo hanno contatti con gli operatori sanitari, perché ovviamente l'obiettivo era quello di rendere soprattutto gli ospedali e le strutture sanitarie Covid free e quindi non doveva mai succedere che anche per interposta persona ci fosse la possibilità di contagiare un ricoverato. Certo. E quindi era anche obbligatorio. Io incontro tante persone, tanti operatori sanitari, giro anche per i reparti, giro per le strutture sanitarie, quindi non devo essere io un vettore di contagio. Chiaramente. Parliamo appunto di strutture sanitarie, ospedale di Gela per esempio, uno a caso. In questo momento a che punto sono i lavori per la realizzazione della nuova rianimazione, anche di altri reparti eventualmente, l'UTIN? Facciamo una panoramica su quello che ci aspetta nei prossimi mesi, a prescindere dal Covid. Allora, l'ospedale di Gela ha avuto tanti interventi, magari poi passando il tempo magari si dimenticano pure gli interventi ed è più facile dire che la situazione è ferma, ma così non è. Sì. Io posso anche così viaggiare un pochettino per a memoria e anche per piani dell'ospedale. E quindi ricordare a me e a voi che abbiamo una terapia intensiva di imminente realizzazione grazie all'intervento di Eni, che ha deciso di finanziare
la nuova terapia intensiva al piano meno uno dell'ospedale. Per imminente che si intende, direttore? Imminente si intende che io ho firmato il contratto con ENI, così a memoria ricordo, circa un mese fa. Sì. E in questo contratto c'era scritto che entro 60 giorni dovevano iniziare i lavori. Quindi non ho i conti sotto mano, però devo ipotizzare che entro 60 giorni non significa il 60esimo giorno, e quindi posso immaginare che nel mese di aprile i lavori inizieranno. Sì. E quanto durerebbero questi lavori? Non ricordo la durata dei lavori, però comunque entro l'anno possiamo avere. Sono convinto che entro l'anno sì sarà. Okay. Ma questa è un'informazione importante. Non è che la nuova terapia intensiva si aggiunge all'attuale terapia intensiva. L'ospedale di Gela ha una terapia intensiva. Sì. Il fatto di fare una nuova terapia intensiva consente sicuramente di ammodernare parte della struttura e anche una parte di apparecchiature, sebbene in questi ultimi mesi abbiamo comprato tante apparecchiature per terapia intensiva che attualmente sono in funzione, ma rimodernare una parte dell'ospedale, in particolare il meno uno, consentirà sia di un collegamento diretto alle sale operatorie, quindi si potrà passare direttamente da sala operatoria a terapia intensiva senza fare troppi giri e prendere ascensori, salire e scendere. Questo agevolerà sicuramente gli operatori e farà fare un percorso diretto tra sala operatoria e terapia intensiva. Sì. Avrà anche un accesso dall'esterno, quindi quando arriverà un paziente tramite le ambulanze del 118 non dovrà fare ingresso dall'ingresso principale dell'ospedale, quindi la gente anche che è lì per altre attività, per la fruizione di altri servizi, non vedrà una barella e un'ambulanza che arriverà, perché l'ambulanza arriverà direttamente in terapia intensiva e quindi non si vedrà questa scena. Sì. Ma consentirà ovviamente di liberare l'attuale spazio di terapia intensiva, che sarà oggetto di un ulteriore intervento di ristrutturazione a favore di altri servizi. Sì. Poi abbiamo iniziato i lavori del pronto soccorso infettivologico, che è fatto nei locali dell'ex banca, quindi al piano terra. Sì. E abbiamo anche appaltato i lavori del pronto soccorso generale. Sì. Oltre una parte anche di prospetto dell'edificio. Questi due interventi, poi se vuole parliamo anche delle somme, però sì. L'intervento sul pronto soccorso generale credo che sia intorno a 750.000 euro, sì. L'intervento nel pronto soccorso infettivologico credo che sia intorno a 500.000 euro, perché sono poi comprensivi anche di attrezzature. Sì. Abbiamo già fatto due interventi importanti in radiologia, perché abbiamo installato una nuova TAC di ultima generazione, abbiamo installato un apparecchio che si chiama telecomandato radiologico, che è quello per la radiologia tradizionale. Sì. Che è di ultima generazione, con una sala ristrutturata e quindi che ha ammodernato complessivamente anche la radiologia, perché abbiamo pure sistemato i percorsi, i corridoi. Poi abbiamo anche ristrutturato il primo piano, abbiamo ristrutturato il reparto di psichiatria. Il reparto di psichiatria sapete che è stato chiuso. E che prospettive ci sono? C'è la prospettiva di riaprirlo a breve, perché abbiamo, a breve intendo nell'arco di qualche giorno. Addirittura. Perché abbiamo anche dei pazienti che sono pazienti psichiatrici, però anche positivi al Covid. Quindi vorremmo fare qualcosa di innovativo che potrebbe avere anche un risalto a livello regionale, per fare una neuropsichiatria Covid. Ci aiuti in questo, direttore, perché qua siamo attorniati da persone con malate di mente, perché voglio dire, io non ce la faccio più, ma
quindi. Questo nel senso che ci sono problematiche neurologiche, problematiche psichiatriche, che sono anche di soggetti che possono risultare positivi al Covid, e quindi questi soggetti attualmente vengono gestiti nei reparti di medicina interna o nei reparti Covid. In questo caso faremmo una cosa settoriale, e quindi gestire i pazienti neuropsichiatrici in un reparto Covid. Certo. È una cosa interessante e innovativa a livello regionale, che potrebbe vedere Gela come unico sito a livello regionale per questo tipo di patologie. Sì, chiudiamo questo argomento un attimino, la posso interrompere? Poi ovviamente c'è stata la ristrutturazione dell'UTIN e siamo in attesa nei prossimi giorni di essere chiamati in regione, perché bisogna fare un'attività di coordinamento per l'inserimento dell'UTIN nello scenario delle reti tempodipendenti a livello di quantomeno di bacino orientale. Sì. Ci dobbiamo fermare un attimo per la pubblicità. Assolutamente. Solo qualche minuto e torniamo. A fra poco. Apriamo la porta di Casablanco. Casablanco si può seguire su www.letteragionline, su Facebook, Twitter e Instagram. Conduce Liliana Blanco. Costruzioni Edil Ponti, opere edili ed industriali, calcestruzzo certificato e inerti di cava. Costruzioni Edil Ponti, dal 1981, costruiamo legalità. Farmacia Cipolla Gela, dal 1972 al servizio del territorio. Medaglia d'oro Federpharma Caltanissetta. Farmacia Cipolla Gela, servizio gratuito a domicilio e prenotazione farmaci tramite il profilo WhatsApp 324-8240-162. Disponibile dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 20. Farmacia Cipolla è in via Francesco Crispi a Gela. Su Facebook Farmacia Cipolla Gela. Medigroup Construction esegue lavori edili, opere stradali e ponteggi fissi. Dal 2008 si occupa della gestione delle cave, della lavorazione e commercializzazione degli inerti. Medigroup Construction si avvale di un impianto di betonaggio e di macchine per il movimento terra di alto standard qualitativo ed è molto attento alle materie prime impiegate e anche nel monitoraggio del prodotto finale. Medigroup Construction, via Venezia 372, Gela. Siamo tornati in studio con Casablanco, siamo in collegamento con il direttore generale dell'ASP Alessandro Caltagirone, stiamo parlando chiaramente di sanità e niente, continuiamo subito, non diciamo altro. Allora direttore, stavamo parlando dell'UTIN, sì. Quindi prospettive di apertura, prospettive di ristrutturazione, l'UTIN... È stato oggetto l'UTIN di... L'UTIN è stata collaudata a dicembre del 2020. Sì. E quindi praticamente noi ovviamente non possiamo aprire un UTIN in modo decontestualizzato rispetto alle reti tempodipendenti. In buona sostanza, per capirci, se nasce anche un bambino a Catania e che ha bisogno di un'assistenza di terapia intensiva neonatale, deve esistere una rete che ci inserisce in questo contesto. Cioè l'ospedale di Catania, se non ha posti letto, deve anche chiamare l'ospedale di Gela e trasferire il bambino a Gela, ma questo deve avvenire con un protocollo ben definito. Quindi non apriamo una UTIN solo perché ce la guardiamo a livello gelese o a livello nisseno come provincia, ma ci inseriamo in una rete già esistente e ci dobbiamo inserire con delle regole ben precise. Per fare questo c'è bisogno di un'attività di coordinamento a livello regionale che io ho segnalato e richiesto, e che nei prossimi giorni ci sarà una riunione a livello di bacino orientale che ci consentirà l'inserimento dell'ospedale di Gela in questo contesto. Ma questo è il concetto di rete, no? È chiaro, se c'è una specialistica da una parte, c'è bisogno, così come i nostri vanno in tutta la Sicilia, perché non e siccome sono reti tempo dipendenti,
Dipendono dalle distanze, per cui il bambino che ha bisogno di terapia intensiva, il bambino che nasce a Caltanissetta e che ha bisogno di terapia intensiva, non potrà rivolgersi direttamente alla terapia intensiva di Gela, ma dovrà prima rivolgersi alla terapia intensiva di Enna perché è più vicina. Sì, certo. Quindi va fuori da quelle che sono le logiche di azienda provinciale, sì. Riguarda le distanze e il tempo di raggiungimento, sì. Anche l'ospedale di Vittoria probabilmente, piuttosto che rivolgersi a Catania, si deve rivolgere a Gela, quindi ci dobbiamo inserire in un contesto nuovo. Benissimo, poi andiamo avanti con i reparti. In ristrutturazione. Abbiamo acquistato arredi che hanno in qualche modo riammodernato tanti reparti. Abbiamo comprato arredi per la neurologia, abbiamo comprato arredi per la psichiatria. A proposito di pronto soccorso, direttore, quella cosa allucinante che c'è stata finora e che c'è ancora oggi, suppongo, cioè di tenere nella stanteria pazienti di entrambi i sessi, sì. Verrà rimodulata? Fa parte di quel progetto di cui le ho parlato, che è stato già appaltato, quindi tra qualche giorno inizieranno i lavori, se non sono già iniziati, perché io ho firmato il contratto qualche giorno fa. E prevede anche la realizzazione delle due stanterie uomini-donne in modo indipendente, proprio per una distinzione, sì, vabbè, fisica delle due. Ora con tutta la gamma di sessi che ci sono, ce ne vuole qualche altra distanza. Ma vabbè, battuta, fredda, congelata. Allora, mi chiedeva qualche qualche radioascoltatore, che in questo periodo non sono state fatte all'ASP di Caltanissetta 600 assunzioni. Risponde a verità? Ci sono a quanto pare, insomma, polemiche su questa cosa? Com'è questa storia? Polemiche, allora, di che tipo polemiche? No, ma addirittura capisco. Qualche indagine, mi dicevano, su queste. No. Allora, se questa conversazione noi due l'avessimo fatta, ma credo che l'abbiamo fatta l'anno scorso, si diceva che mancavano 300-400 unità, sì, lavorative per riempire completamente la dotazione organica. Sì. Quindi oggi che si dica che abbiamo fatto assunzioni, ci dovrebbe essere quasi un applauso, a dire abbiamo riempito la dotazione organica. Certo. Sul discorso delle unità lavorative acquisite, le abbiamo prese nel rispetto delle direttive assessoriali e soprattutto nel rispetto di una buona assistenza anche legata all'emergenza Covid. Quindi non vedo nessuno spreco di risorse, c'è stata una corretta rendicontazione di tutte le risorse umane che abbiamo acquisito nell'anno 2020, le posso dire così, perché è giusto anche dirlo, che la corretta rendicontazione di tutte le nostre spese, comprese le spese del personale, ci ha consentito di avere l'approvazione del bilancio preconsuntivo con l'assessorato, l'assegnazione del budget e un equilibrio di bilancio, credo primo in assoluto nell'ASP di Caltanissetta, con le congratulazioni da parte dell'assessorato alla salute. Vabbè, ma qualche soldino in più, insomma, è arrivato, quindi oggettivamente si può spaziare, no? Questa situazione. Nel senso, qualche soldo in più sarà arrivato, ma è arrivato nel rispetto comunque della crisi sanitaria che c'è stata, chiaro. Quindi abbiamo saputo spendere bene i soldi che ci sono stati dati, abbiamo saputo rendicontare bene senza nessuna bacchettata, quindi se qualcuno dice che abbiamo acquisito unità in più, secondo me dice il falso. Io credo che abbiamo acquisito le risorse giuste per dare la risposta giusta
alla sanità, e credo che ci saranno ulteriori assunzioni, perché comunque è una situazione abbastanza dinamica, cioè noi assumiamo le persone, ma non pensate che quelle che abbiamo assunto non se ne vadano poi, cioè, continuo a firmare delibere di approvazione di una richiesta di dimissioni, sappiamo pure, magari qualcuno non lo sa o fa finta di non saperlo, che tutte le volte che si accede alle scuole di specializzazione, tanti neo laureati che abbiamo, quindi medici chirurghi che abbiamo assunto, accedendo alle scuole di specializzazione, e ahimè non soltanto in Sicilia, si trasferiscono verso il nord Italia e quindi si dimettono perché non ci può essere una contemporanea attività in regione Sicilia e in un'altra regione. Certo. In buona sostanza abbiamo avuto dei laureati che avevamo dentro per l'emergenza Covid che ci hanno salutato dicendo: sono entrato nella scuola di specializzazione in Toscana piuttosto che in Lombardia e quindi mi devo dimettere e me ne devo andare. È ovvio che a queste dimissioni seguono ulteriori chiamate di coloro che sono nelle graduatorie, quindi se uno somma soltanto chi viene chiamato e somma soltanto le assunzioni ma non mette in detrazione le dimissioni, i numeri possono sembrare sovradimensionati, ma noi è un continuo di ingressi e di uscite. Certo, certo. E poi lei sa benissimo che gli infermieri, per esempio, presentano domande su più ASP e poi decidono di andarsene nell'ASP più vicino a casa. Ed è facile che un infermiere che è entrato all'ASP di Caltanissetta, magari è un infermiere che abita vicino alla periferia della provincia, è più vicino magari ad Agrigento piuttosto che a Enna, nel momento in cui lo chiamano da quella graduatoria si dimette da noi e se ne va nell'altro sito. Sì. E quindi noi chiamiamo e scorriamo le graduatorie. Chiaro, quindi chiaro. Sarebbe assurdo sommare solo le assunzioni senza mettere col segno negativo le dimissioni. Certo. E poi senologia, direttore. Sì. Se non, dico, che prospettive ci sono per questo ramo, come ampliamento, come possibilità di ricettiva? Ma guardi, noi abbiamo sempre puntato sulla senologia, abbiamo puntato sulla Breast Unit, è stata istituita la Breast Unit, sì. Abbiamo dato l'incarico di responsabilità al dottore Di Martino. È ovvio che tante cose col Covid sono state compromesse, anche le attività di screening sono state un po' compromesse, però abbiamo puntato tanto su Gela, abbiamo puntato su Gela anche dal punto di vista organizzativo, tanti direttori di dipartimento sono responsabili di unità operative gelesi. Sì. Il dipartimento dei servizi dove c'è la radiologia, il direttore dell'UOC di radiologia di Gela, il dottore Greco, il dipartimento di oncologia, anche lì c'è un gelese che governa il dipartimento di oncologia, quindi Gela è stato al centro dell'attenzione Però sa, come diceva poco fa, è capitato che qualche persona, qualche paziente oncologico ha saltato qualche ciclo di radioterapia e purtroppo non ce l'ha fatta. Queste cose dovrebbero essere pure attenzionate a prescindere dagli incarichi, no? Sì, ma io dubito che siano gli interventi, la parte oncologica è stata sempre preservata anche in ambito di emergenza Covid, non è stata mai trascurata, le prestazioni sono state fatte, non credo che siano state mai interrotte, né prestazioni oncologiche neanche prestazioni in urgenza. Nel periodo clou c'è stato qualche... Anche nel periodo clou, dobbiamo stare attenti soltanto al fatto che magari la stessa popolazione era spaventata ad accedere ai servizi sanitari e quindi non si presentava ai servizi sanitari, ma tutte le prestazioni in urgenza sono state sempre erogate e garantite, non credo che ci sia stato mai un differimento di prestazioni urgenti
e di prestazioni oncologiche soprattutto. Poi se parliamo di prevenzione, sì, è successo che le attività di screening in qualche modo sono state compromesse dal Covid, dai lockdown, però le attività urgenti sono state sempre garantite, sia dal punto di vista ambulatoriale che dal punto di vista ospedaliero e chirurgico. Sì. I trattamenti di chemioterapia sono stati sempre garantiti, non c'è stata mai nessuna criticità in tal senso. E lasciamo un attimo Gela e andiamo sul territorio, dico circonvicino, Niscemi, Mazzarino, com'è la situazione in questo momento? Dal punto di vista del Covid, ma anche come servizi sanitari in generale. Dal punto di vista Covid, Mazzarino è diventata zona rossa da qualche giorno. Niscemi ha avuto un picco anche ieri, che c'erano mi pare 19, sì. no di più, di 38 più. Credo ieri, credo 38 positivi, sì. Oggi poco fa l'ho letto quanti erano i positivi. Ora lo riguardo, allora Niscemi ha detto 15 e 9 a Gela, sì. 15, quindi Niscemi, ci siamo visti ieri col sindaco di Niscemi. Ovviamente gli abbiamo suonato il campanello d'allarme, ma lui monitorava come noi i dati, quindi Niscemi deve un attimino essere tenuta sotto controllo, perché il rischio di sbordare rispetto a quel rapporto 250 casi nuovi nell'ultima settimana su 100.000 abitanti potrebbe essere superato. Per Niscemi questo valore soglia, che è di 250 nuovi casi su 100.000 abitanti, considerando che Niscemi ha credo 27.000 abitanti, vale 68 nuovi casi o 65 nuovi casi nell'ultima settimana. Quindi con i 38 casi di ieri sicuramente c'è stata i 38 casi hanno inciso notevolmente in questo conteggio. Quindi con i 15 di oggi la situazione è realmente al limite. Se non ci sono impennate nuove si riesce a contenere, se ci fosse un'ulteriore impennata anche Niscemi potrebbe entrare in zona rossa. No. Ma anche se la trovo questa cosa un po', insomma, 68 casi in zona rossa, vabbè. Ma io... No, il fatto è che è legata a un rapporto secco fra nuovi casi e popolazione. Sì. Quindi è successo pure che in alcuni comuni, che sono dei piccoli comuni con 1500 abitanti, i 5-6 casi ti fanno passare a zona rossa. È ovvio che va fatta anche un'analisi, perché se 5-6 casi sono i casi di un nucleo familiare, circoscritto il caso a livello di nucleo familiare, quindi con isolamento delle 4-5 persone che fanno parte di una famiglia, non dovrebbe scattare la zona rossa. La zona rossa scatta se c'è una diffusione incontrollata all'interno di un comune. I tamponi, se fossero 5 persone che afferiscono a 5 famiglie differenti, allora le condizioni di una zona rossa potrebbero esserci, ma 5 famiglie che afferiscono allo stesso nucleo familiare è qualcosa di diverso. I tamponi vengono fatti regolarmente, dico, non è che con i vaccini si trascurano i tamponi, no? No, io non ricordo, credo forse con una cadenza bisettimanale mando i dati dei tamponi eseguiti anche nella chat dove c'è anche lei. Sì. E mi pare, diciamo, che da un monitoraggio che ho fatto, il valore, il numero di tamponi fatti rimane costante nel tempo, quindi non l'abbiamo ridotti. Quindi mi sento di dire che il numero di tamponi che vengono eseguiti, credo, guardando gli ultimi 2 mesi, è più o meno costante, sì. non ci sono state delle riduzioni. Cosa è cambiato, direttore, da quando non c'è più l'assessore Razza? È cambiato qualcosa? È cambiato che non c'è una guida che è attenta sulla questione sanitaria 24 ore su 24, perché con l'assessore Razza c'era un continuo contatto con lui, ovviamente monitoraggio da parte sua e coordinamento delle attività.
realmente con una un impegno temporale che era veramente di 24 ore su 24, per cui il presidente della regione che ha preso ad interim questo incarico è ovvio che non avrà la possibilità di dedicarsi 24 ore su 24 certo. sul tema, perché deve fare fronte anche ad altre necessità, e quindi questa attività in questo momento così difficile, questa attività così importante deve essere delegata su altri soggetti, e ovviamente richiede anche da parte nostra un ulteriore impegno, un impegno maggiore per essere ancora più presenti e rendicontare al Presidente le nostre attività senza sbagliare una virgola. Ma ci sono prospettive affinché venga nominato un nuovo assessore nell'immediatezza, oppure per il momento non se ne parla? Questo non lo so, questo non è nelle decisioni del Presidente, sarà lui a valutare se ci sono le condizioni per la nomina di un nuovo assessore oppure continuare lui così. Al momento quello che ha riferito a tutti i direttori generali è che in queste settimane terrà lui ad interim l'assessorato alla salute. Perfetto. Poi quello che deciderà dopo lo vedremo. Va bene, siamo alle battute finali, direttore. A lei... Io mi sono anche fermato per evitare qualche galleria che potesse interrompere la comunicazione. Certo, no, volevo brevemente puntare l'accento solo per pochi cenni a quel famoso progetto di cui parlammo molto tempo fa, dell'ospedale comprensoriale equidistante da Gela e da altri comuni del comprensorio, ma chiaramente mi rendo conto che ne è passata acqua sotto i ponti un anno e mezzo di questa situazione e magari vi aveva fatto distrarre, però dico no, io non mi sono distratto sull'argomento e sono andato assolutamente avanti e fino a 2-3 settimane fa avevo un appuntamento con l'assessore e con il presidente, perché questa cosa la volevamo portare avanti in modo più importante, sì. siglando già un protocollo d'intesa, avendo identificato l'area che poteva prevedere il nuovo ospedale. Ahimè, diciamo, gli eventi che sono successi non probabilmente ci porteranno a differire questa cosa di qualche settimana, ma sia io che il presidente Musumeci abbiamo intenzione di portare avanti questa iniziativa e quindi concretizzare questa realizzazione. Cioè, la volontà ovviamente è quello di fare un ospedale nuovo nel territorio gelese, diciamo fuori città, perché la logica degli ospedali è quella di essere fuori città, mentre all'interno delle città devono essere molto più presenti i servizi dei poliambulatori e i servizi dei distretti sanitari. L'ospedale deve essere visto come un punto di accesso per problematiche indifferibili e per le problematiche programmabili, mentre i servizi quotidiani devono essere gestiti da un poliambulatorio fatto bene. Abbiamo le risorse economiche per poter realizzare un poliambulatorio fatto bene, siamo stati destinatari di credo 5 milioni e 2 e 3 per migliorare i servizi del poliambulatorio a Gela, e abbiamo in testa il progetto del nuovo ospedale gelese. 5 milioni per il poliambulatorio? Sì. Se gli eventi, diciamo, ci aiutano e quindi superiamo la fase critica di questa nuova impennata, e quindi sto parlando del mese di maggio, se dovesse esserci un calo così come previsto dalle statistiche nel mese di maggio, ovviamente sarà pure mia cura quella di contattare nuovamente il presidente Musumeci e rappresentare l'esigenza di finalizzare
questi atti, che sono gli atti propedeutici alla, alla realizzazione del, dell'ospedale nuovo. Benissimo, siamo in chiusura. Cosa vuole dire ai, non solo ai gelesi, perché noi non ci seguono solo i gelesi, poco fa abbiamo avuto un amico che ci seguiva dalla Grecia, per dire. Comunque è chiaro che credo che il tema più importante da trattare è quello della campagna vaccinale. Ecco. Dobbiamo raggiungere l'obiettivo della completa vaccinazione del, della popolazione entro l'estate. A questo proposito farà parte delle iniziative dei prossimi giorni quello di, della realizzazione di un hub vaccinale su Gela. Sì. Abbiamo visionato alcuni immobili, stiamo portando avanti l'iniziativa insieme al, al sindaco e insieme alla Protezione Civile per la, finalizzare questa, questa realizzazione, perché dobbiamo passare dai circa 1.000-1.200 vaccini al giorno che facciamo in questo momento a livello provinciale, dobbiamo passare a circa 2.500 vaccini al giorno. Per fare questo ovviamente abbiamo bisogno di un hub vaccinale sul, sul gelese. Sì. Poi nei prossimi, capiamo quali sono le esigenze del, della popolazione, capiamo che raggiungerli sempre più vicini al domicilio è una cosa importante, ma questo è legato ovviamente anche alle forniture del, del, del vaccino. Il Johnson & Johnson nelle prossime settimane sarà oggetto di, delle forniture. Stiamo pensando di attivare i poliambulatori, quindi nei, nei 22 comuni, attivare tutti i poliambulatori per poter fare campagna vaccinale nei poliambulatori. So che a, a breve si punterà verso un potenziamento delle prime dosi di vaccinazione e quindi differendo in qualche modo la seconda dose di vaccinazione, un po' come hanno fatto in Inghilterra, che hanno puntato sulla, sul somministrare la prima dose un po' a tutti, e lì stanno raggiungendo il, o hanno raggiunto già il valore zero di morti per Covid, proprio perché hanno preferito vaccinare in prima dose tutti. Noi abbiamo fatto come Italia una campagna diversa, che era quella di garantire la seconda dose a 20 giorni o a 28 giorni, però ovviamente abbiamo ristretto in questo momento la platea dei somministrati, potevamo fare un'azione diversa, però questa è ovviamente un'azione italiana e quindi non, non dipende da, direttamente da noi ASP. Quindi l'invito a tutti è quello di seguire questa campagna vaccinale. Noi proveremo, anzi faremo il possibile per essere quanto più performanti, per evitare quelle inefficienze che ci sono, però è ovvio che ci vuole la collaborazione un po' di tutti. Il fatto che qualcuno si presenti prima dell'orario della somministrazione crea sicuramente dei, dei, dei problemi, perché ovviamente toglie lo spazio temporale a chi invece ne ha diritto a quell'ora, sì, creando un po' di disservizi. Crea sicuramente degli assembramenti fuori dai siti vaccinali, perché gente che deve essere vaccinata a mezzogiorno, se ci va alle 8 di mattina è una persona in più, e se accompagnata sono due persone in più che creano la possibilità del, dell'assembramento. Hanno fretta quella, di fare il vaccino, hanno fretta, proprio, non ci possono quella, stare. Sì. Quella, quell'altra cosa di presentarsi il giorno del vaccino con tanto di certificazioni nuove non ci aiuta a una buona organizzazione, quindi comunicare all'ASP prima che si verrà un giorno, ma è cambiato il codice di esenzione, a noi aiuta sicuramente. Quindi utilizzare, evitare di utilizzare il telefono, perché magari il telefono è in tasa, noi le email le leggiamo, abbiamo messo delle persone ad hoc per poter gestire le email, rimandiamo dei link per poter fare le prenotazioni in un modo più articolato, mettendo anche il certificato di esenzione se già lo si ha a disposizione. Quindi stiamo cercando di rispondere al meglio a quelle che sono le esigenze della, della popolazione. Quindi se riusciamo a comunicare, dico, e qui chiedo anche a voi di, che siete collettori di lamentele piuttosto che di segnalazioni, vi chiediamo anche a voi di aiutarci per segnalarci
anche la singola criticità, perché quella singola criticità poi è espressione di una criticità un po' più ampia, oppure rappresentativa di un caso che non è singolo ma è legato a più persone. Quindi anche attraverso le chat che abbiamo, dire che una persona ha avuto una difficoltà ci consente di risolvere il problema probabilmente a più persone, attenzionare una questione più, più ampia. L'altra volta, per esempio, per dirne una, è spuntato sul giornale che un ottantenne, un over 80, ha dovuto fare delle file per poter accedere al lab vaccinale, quindi c'è stato addebitato un ritardo legato a un problema di viabilità esterna al lab di Caltanissetta. Quindi il ritardo è stato addebitato all'ASP, ma se c'è traffico per strada o si creano delle condizioni per strada non credo che sia colpa dell'ASP, per poi sapere però a posteriori che questo era un soggetto over 80 che non doveva neanche presentarsi al lab vaccinale, perché gli over 80 noi li somministriamo con Pfizer all'interno dell'ospedale. Quindi immagino questa persona che si è pure lamentata del fatto che c'è stato un ritardo, però lui stesso è stato causa del ritardo perché non doveva andare al lab vaccinale e nel report, nella stampa della prenotazione sicuramente c'era scritto di presentarsi all'ospedale Sant'Elia. Quindi queste cose creano la lamentela da parte dell'utente, ma nello stesso tempo hanno dato un contributo a rendere un sistema meno performante. Quindi dobbiamo aiutarci un pochettino tutti. Ma certo. Grazie intanto, grazie per essere stato con noi, e grazie per tutto quello che sta facendo per noi. E ci sentiamo sempre. Ci sentiamo presto. Buon viaggio, e noi grazie ancora. Noi ci sentiamo, grazie, e ci vediamo. Saluto a tutti. Grazie, buona serata. E i nostri telespettatori, radioascoltatori che ci seguono con grande interesse. Diamo appuntamento alla prossima settimana con Casablanco. Grazie e buona serata a tutti. Casablanco, argomenti di attualità con i personaggi del nostro territorio. Casablanco, sapere, conoscere e interagire con la radio, il giornale online e i social network. Casablanco, in diretta video su Facebook e su tutti i social di Lettera G e Radio Gela Express, il venerdì alle 18.40 e in replica il sabato alle 7.30. Casablanco, in video su www.radiogelaexpress.it, Instagram e su Facebook. In FM 100 e 300 e 103 e 800 MHz e sull'app Radio Gela Express. Costruzioni Edil Ponti, opere edili ed industriali, calcestruzzo certificato e inerti di cava. Costruzioni Edil Ponti, dal 1981, costruiamo legalità. Farmacia Cipolla Gela, dal 1972 al servizio del territorio. Medaglia d'oro Federpharma Caltanissetta. Farmacia Cipolla Gela, servizio gratuito a domicilio e prenotazione farmaci tramite il profilo WhatsApp 324-8240-162. Disponibile dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 20. Farmacia Cipolla è in via Francesco Crispi a Gela. Su Facebook Farmacia Cipolla Gela. Medigroup Construction esegue lavori edili, opere stradali e ponteggi fissi. Dal 2008 si occupa della gestione delle cave, della lavorazione e commercializzazione degli inerti. Medigroup Construction si avvale di un impianto di betonaggio e di macchine per il movimento terra di alto standard qualitativo ed è molto attento alle materie prime impiegate e anche nel monitoraggio del prodotto finale. Medigroup Construction, via Venezia 372, Gela.